congresso dei radicali italiani, il 15° congresso Libri TV. In questa intervista ad Andrea Triscioglio e ad Alex Rossi, peraltro nostro iscritto, parliamo di che? Parliamo di sanità e libertà di cura. Andrea Triscioglio, che già i nostri ascoltatori conoscono, malato di sclerosi multipla, che cosa fa? Si cura da tempo con il Betrocan, che è praticamente cannabis. Ecco qui questo qua è la confezione che lui acquista con il permesso del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Andrea si cura da tempo in Puglia, lui risiede in Puglia, con questo farmaco. Alex Rossi lo sta aiutando nella confezionare una, diciamo, in pratica una dose curativa, così la possiamo chiamare. Allora, Alex sembra anche abbastanza pratico, lo vedo che maneggia con cura, cerchiamo di non perdere. È appena caduta una cima. Questo non va bene. Non va malissimo. Allora, mentre tu raccogli e prepari confezioni, io con Andrea parlo un attimo e gli chiedo un pochino da quanto tempo è che si cura con il Betrocan, cioè appunto con la canapa. Dopo lo raccogliamo. Si è caduto pure. Sì, Gianni. Allora, ormai ci siamo conosciuti diverse volte e sono passati ormai 8 anni da quando ho iniziato ad assumere il Betrocan per la mia sclerosi multipla, e ne abbiamo già altre volte lungamente parlato. Oggi c'è di più, che la malattia comunque avanza e alcune cose sono state invalidate completamente, ma questo a causa dei farmaci che prima utilizzavo, dei tanti effetti collaterali che mi hanno causato purtroppo. Beh, oggi dico sempre, mi diventa difficile pure fare una canna, per intenderci, cioè quella che io utilizzo abitualmente tra le tante modalità di somministrazione. Sì, è vero che qui ho altre cose, oli, estratti vari, però alla fine conti sempre la terapia che utilizzo con cannabis è il metodo più veloce di somministrazione, anche il metodo che agisce più velocemente. Esattamente, anche, no? E certo. L'aspetto antidolorifico più che altro, perché poi è questo principalmente che mira, no? Alla questione antidolorifica degli effetti di tutte quelle cure, ovviamente non solo sclerosi, ma tutte quelle altre degenerative o che coinvolgono organi vitali, che possono essere tumori, che possono essere anche per quanto riguarda la bulimia, anoressia. Io adesso la sto facendo, chi mi conosce, Liberi TV, i compagni radicali lo sanno, che qui c'è la questione principale, che siamo partiti parlando della sanità, e qui c'è la questione dell'autodeterminazione della persona malata, che deve essere innanzitutto garantita totalmente nelle cure, nella sua scelta di cura, quindi l'aspetto quello principale della conoscenza, e quindi la prevenzione, la conoscenza di tutti gli insieme di aspetti che vanno appunto dalle droghe, poi dopo anche ovviamente lasciare la libertà di ricerca, e che vuol dire anche libertà al malato di scegliersi qual è stato appunto quello che può essere per lui, ovviamente in collaborazione con il medico e tutto il sistema sanitario che deve aiutarlo, appunto quali sono quei farmaci, quelle cure, quelle terapie più adatte a lui, senza ostacoli alcuni, soprattutto dal punto di vista normativo. Andrea, la questione che io ti devo chiedere, così tanto la parliamo prima di farla, perché noi siamo qui all'atrio, dietro c'è il banchetto dove collaboro io per il congresso dei radicali italiani, ma qui nella postazione di Liberi TV siamo proprio nell'atrio del congresso, qui all'hotel Excelsior, però ovviamente la fumeremo di fuori, noi qui la stiamo solo preparando, ma poi usciremo di fuori con rischio e pericolo, perché essendoci qui un congresso con i vari ospiti eccetera, e ci sono anche magari esponenti della pubblica sicurezza, quindi
il nostro rischio e pericolo, questo appunto si chiama libertà, che anche responsabilità si chiama appunto per questo, disobbedienza civile. E quindi no, quello che devo sapere da te, Andrea, la questione di questi 35 euro al grammo che lo Stato, il sistema sanitario nazionale è costretto, scusami, guarda, questo lo appoggiamo, tanto abbiamo capito, sì, noi siamo, sì, sempre, sì, okay, siamo sempre gli amici del colaccione, nei Liberi TV, chi vuoi che siamo, ecco, 35 euro al grammo è un, non è un furto? Sicuramente un furto, soprattutto considerato quanto costa produrre la canapa, e noi i calcoli li abbiamo fatti molto bene, però è meglio non parlarne di questo, piuttosto diciamo che rispetto a quella cifra abbiamo le farmacie pugliesi che hanno prezzi sicuramente migliori e i più bassi d'Italia, e ci aggiriamo intorno a una ventina di euro per grammo, che rispetto ai 35 euro si caspita che fa una differenza per molti pazienti. Ma poi la cosa bella è che da noi, presso le farmacie pugliesi, amici la piantiamo, possono far tirare la canapa tutto, si può dire che la canapa è un po' come il maiale, ci si fa tutto, loro fanno estratti vari, tessuto, si fuma, si fanno oli, oli. Fanno, adesso scusami, sì sì, preparo il filtro, poi la chiudiamo veramente in pochi secondi e poi andiamo di fuori. Allora, stavamo accennando ai costi, perché diciamolo, tutti lo sanno, questo farmaco che ti è fornito, che tu puoi acquistare tramite appunto l'autorizzazione, grazie all'autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, quindi della ASL, che poi non è semplice burocraticamente e così via, viene dall'estero, viene dall'Olanda, viene dalla Germania, e quindi fa un viaggio lunghissimo per venire fino in Puglia, e insomma ci sono anche dei costi aggiuntivi, insomma è una cosa importata, tutto a carico appunto di tutti i cittadini che pagano il Servizio Sanitario Nazionale, quando appunto sappiamo benissimo che anche in Italia si potrebbe piantare, potrebbe venire fuori, e l'associazione La Piantiamo diciamo sta proprio lì a testimoniare proprio questa battaglia, insomma a portare avanti questa battaglia. Parliamo un po' di questa associazione mentre vediamo che la confezione del medicamento si è completata. Questa associazione opera, vabbè, magari poi vi curate in altra sede, è davanti, vi curate in altra sede davanti ad altre telecamere. Allora, diciamo in chiusura, perché visto che c'è una certa fretta per andarvi a curare, questa associazione come possiamo contattarla? Allora, www.lapiantiamo.it è il nostro sito internet, e qui potete trovare tutti i nostri riferimenti telefonici o anche via email a info@lapiantiamo.it, direttivo@lapiantiamo.it, per parlare personalmente con me e con altri, la Lucia, Betto, Lallo. E ci potete parlare sulla pagina lapiantiamo.it, e questo. Va bene, a questo punto vi ringraziamo per questa intervista, curatevi bene qui fuori e arrivederci a presto. Una bella boccata di libertà, che vuol dire libertà quindi contro il proibizionismo, contro tutto ciò che implica questo proibizionismo a livello culturale, a livello legislativo, economico. Quindi l'America per prima ci è arrivata in una crisi economica finanziaria globale causata dalle scelte economiche statunitensi, tutte loro hanno capito che c'era una finestra che poteva essere aperta, se non sfondata, e da lì magari recepire un po' più di denaro. E quella finestra era la finestra sostanzialmente della legalità, della legalizzazione, del non proibire, ma del dare la possibilità di conoscere e poi dare la libertà anche di scegliere di assumere una sostanza o di non assumerla. E poi soprattutto quando sappiamo che hanno dei benefici, soprattutto nei confronti di chi sta male. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie.